Comunque con Serao, perno della difesa dell'FBC, il giocatore più di esperienza. Oggi c'era un nuovo compagno di reparto, Aiello. Com'è stata l'intesa con lui? No, dai, abbiamo iniziato un po' bene all'inizio quando purtroppo giochi con la prima, siamo stati un po' lì, volevamo vedere che squadra era, ma io sicuramente non cambierei un giocatore della mia squadra con il loro. Purtroppo i risultati parlano, noi stiamo lì, loro sono lì, però io penso che basta ne vincerne una, ci serve un po' secondo me trovare qualche entusiasmo, perché pure siamo a volte insicuri e l'errore non riusciamo a rimediarlo. Allora io penso, infatti, pure il gol che c'è stato è stato un error gol. Allora dici, cavolo, lavori tutta la settimana, fai dei sacrifici, che forse manchiamo questa fiducia, che spero qualche vittoria arriva al più presto. Forse è arrivata nel momento quando non doveva arrivare. Abbiamo vinto una partita che forse era giusto il pareggio e quando dovevamo vincere abbiamo perso. Perciò dico, spero che arriverà qualche risultato che ci dà fiducia, perché guardando le prime che sono e con chi abbiamo giocato, io penso che possiamo fare. Ma non dico possiamo fare benissimo, ma salvarci sicuramente al più presto possibile e stare a metà classifica. Durante la partita c'è stato un episodio un po' particolare, un fallo fischiato a 2-3 minuti dall'azione, dove fra l'altro tu nello sviluppo dell'azione sei rimasto a terra a 20 metri da dove era stato svolto l'azione del fallo per il quale poi sei stato espulso. Raccontaci un po' cosa è successo perché non abbiamo ben No, ma capito neanche io ho da. capito, perché alla fine ho aspettato l'arbitro per chiedere. Lui mi ha detto che io ho fatto il gioco pericoloso. E io ho detto, gioco da 30 anni, ho iniziato veramente da bambino, il gioco pericoloso, a me mi hanno sempre ammonito. Poi, con tutta la difesa schierata dietro, io davanti ho detto, non è che io ho fatto fallo da dietro. No, 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 gli potevi spaccare la faccia. Ho detto, ma non è successo questo, mi ammonisci. Se io faccio e faccio un gioco del genere e succede quello che lei dice, va bene, mi caccia fuori. Ma non è successo niente, no? Che mi caccia fuori, mi rovina la partita a me, rischio di prendere qualche giornata in più. Finita la partita, gli ho parlato e lui mi ha detto no, no, non potevo fare niente, un gioco pericoloso. Ho detto no, allora secondo me, ho detto, lei è giusto che abiti in queste categorie, perché se ha ambizione per arrivare non può fare un errore del genere, che poi se mi vuoi cacciare subito fermi il gioco e mi cacci fuori. Invece non è stata così. Infatti quando ho tirato fuori il rosso sono rimasto così, perché io stavo a terra a pensare altre cose che mi c'era un attimo girata la caviglia. Però purtroppo gira così, ho detto, bisogna lavorare, fare gruppo, stare uniti e aspettare questa vittoria. Io penso che se riusciamo a fare una vittoria, poi ricominciamo a diventare più noi, a credere in noi stessi, perché adesso, anche se il gruppo è cambiato, le cose sono andate un po' così, però non ci è girata mai una cosa che dici, cavolo, hai giocato male, hai vinto. Invece appena sbagliavamo ci hanno castigato. Vittoria che speriamo arrivi, ma potrebbe sicuramente arrivare perché stiamo vedendo una squadra che sta crescendo sempre di più con i nuovi innesti importanti e stiamo notando anche una differenza, soprattutto nel tuo ruolo, perché tu anche nelle ultime partite facevi il difensore, il regista e a fine partita spingevi anche, perché sei il giocatore anche forse più di esperienza rispetto ai ragazzi che sono un po' più giovani. Adesso ci sono Greco che stanno entrando più in forma, c'è Moro che è appena arrivato in attacco, quindi forse anche la responsabilità di essere il veterano del gruppo, un po' il leader in campo, chiamiamolo così, forse adesso si divide con loro e si può arrivare a quei frutti una volta che la squadra sarà ovviamente più amalgamata e avrà giocato qualche partita in più. No, no, giusto, giusto. Adesso hanno preso giocatori che hanno fatto anche categorie superiori e che possono dare una grossa mano, perché secondo me con la piazza di Saronno e in più vedendo il campionato, siamo onesti, sono sempre stato un carattere che dico le cose come stanno, che se con questa squadra retrocedo, io lo dico già, l'anno prossimo smetto di giocare, perché guardando veramente il campionato, non essere presuntuoso, abbiamo una bella squadra e salva ci possiamo salvare. Perché vedendo che questi sono primi, perché non possiamo fare noi due o tre vittorie di fila? Sta solo a quello unirci, fare gruppo e aspettare sta vittoria, perché se troviamo forza, secondo me siamo una bella squadra adesso. Allora speriamo di rivederti l'anno prossimo a giocare E ancora. infatti, no, io finché avevo la possibilità che sto bene, voglio continuare a giocare perché mi diverto, ho ancora tanto spirito da ragazzino e allenare ci sarà il tempo, rimanere nel calcio, vorrei restarci, però per adesso non ci ho mai pensato, non ci Pensiamo penso al ancora, campo. pensiamo al campo. Ok, mi ha Grazie. fatto piacere.